Buonasera a tutti, siamo qua alla fortezza di Priaman nella mia mostra Poems on Canvas e oggi abbiamo una serata un po' speciale. Abbiamo nostra ospite, esperta di arte, appassionata di arte contemporanea, una proprietaria di galleria di arte di Noli, Marcella Curcio, e vorrei presentarla a te. Ciao a tutti, sono molto contenta di essere qui alla Fortezza del Priamar. Sono stata invitata per scoprire questa impronta, un'impronta lettone, e quindi eccomi qua. Sono rimasta sorpresa da questa espressività. Intanto diciamo buon Natale a tutti perché vedo che l'artista ha pensato chi può immortalare una stella di Natale. Quelle vere si buttano via poi, questa può rimanere un bel ricordo, no? Per Natale. E diciamo che vabbè, qui è un modo spiritoso per rompere il ghiaccio con questa, in questa mostra. E cosa mi piace di quest'artista è la sua manualità, cioè il modo di esprimersi, il modo di stendere il colore, un colore molto. L'ho paragonato quasi all'acquarello perché è una delicatezza la sua. Qui mi diceva che rappresenta il suo paese in un giorno di festa che è il 23 giugno. E qui c'è molta, c'è proprio la spiritualità. Abbiamo un'espressività che va nel nostro mondo attuale, la Vespa, quindi espressività del momento, giovanili. E vedo che l'artista coglie con il suo occhio, diciamo, l'informazione, no? La pubblicità italiana. E questo è molto bello. Diciamo che in questi spazi dove abbiamo tantissime sue forme, ci si riporta a delle luci, colori, tratti espressionistici. Qui è una Venezia, un particolare di Venezia, però si coglie molto il momento della giornata, il momento dell'acqua, il momento, lo studio che ha fatto l'artista, lo si vede. Questa parte qua, ti focalizza molto l'occhio, è molto particolare. E poi diciamo che anche qui rappresentare, diciamo, la parte storica in un momento della giornata è bello. Vedete la luce, la gondola, ha colto molto l'espressività della città. Che dire, ci sono ancora un po' di giorni. Venite a vedere la sua delicatezza, venite a scoprirla nei suoi particolari. Bisogna mettere un po' a fuoco anche questa parte qua, di questi suoi particolari che sono bellissimi e che sfuggono, diciamo, se lo sguardo è disattento. Bisogna guardarli in un modo molto particolare. Detto tutto, poi proseguirà nella galleria Inoli. Dal 20 di dicembre al 6 di gennaio sarà esposta insieme ad altri artisti con tutte impronte contemporanee. Impronte emergenti, direi, tutte da scoprire. Quindi vi invito e vi aspetto. Auguri a tutti.